purtroppo è andato di fatto che nell'ultimo mese, mese e mezzo, ho avuto dei problemi, prima per l'infortunio e poi per la squalifica a Lecce. È un peccato, ma adesso sono passati entrambi, quindi guardo con ottimismo, posso guardare con ottimismo le prossime partite. E al di là del fatto che obiettivamente mancassero diversi uomini magari in un reparto specifico e abbiamo dovuto cambiare modulo per esigenze, io ho visto una bella partita, come hai detto tu, là, ragazzi, mi è sembrato tutto, tranne che una squadra in crisi. Ho visto il 4-4-2 con due uomini in mezzo, ho visto un'ottima squadra e infatti secondo me sarà sicuramente un'arma in più questo modulo che potremo magari usare se ci sarà la necessità. Sono contento di potermi mettere a disposizione magari in più ruoli e di conseguenza di poter dare più scelte al mister e poter dare in questo modo una mano alla squadra magari in più ruoli o comunque in un ruolo specifico. Comunque, come avevo già detto all'epoca, non è un problema di chi gioca in questa squadra, che l'abbiamo dimostrato, mi ricordo la partita col Cosenza, io non c'ero, abbiamo giocato 4-4-2, abbiamo fatto una partita stupenda. Non è un problema di chi gioca o non gioca, quanto adesso secondo me, la questione è riprendere con l'entusiasmo, con la fiducia, che magari ci facciamo giocare con la testa un po' più libera e ci facciamo ottenere qualche punto in più. E la squadra io l'ho vista bene sabato, vivendola tutti i giorni in allenamento, posso garantire che stiamo bene, posso garantire che le qualità ci sono. E l'abbiamo dimostrato, e quindi ritrovare magari quella fiducia e l'entusiasmo che ti facciano esprimere magari al 100%. Sicuramente posso dare di più, infatti quando dicevo guardare con ottimismo le prossime partite intendevo proprio questo. Adesso mi sono messo un po' da parte quei piccoli fastidi che ho avuto nell'ultimo mese e mezzo, e per questo sono molto fiducioso di potermi esprimere al 100%. Sicuramente è una partita difficile, la classifica lo testimonia, ma per la squadra che siamo, secondo me potrebbe essere la partita che arriva al momento giusto, perché, come ripeto, noi abbiamo qualità e abbiamo dimostrato per giocarcela contro tutte le squadre. Credo che col Foggia, per dirne una, siamo state una delle squadre che ha fatto una delle partite migliori contro di loro. E quindi io sono convinto che con la Casertana avremo delle risposte molto indicative. Per me il modulo non è una prerogativa, non è che ce ne sia uno che mi piace di più o di meno. Mi baso su un dato di fatto che è quello che con 4-4-2 ci siamo espressi bene, sia con l'Agregas che con Cosenza, ovviamente, quando l'abbiamo rifatto. E sicuramente questa versatilità dei giocatori nel poter fare più ruoli è sicuramente un'arma in più. Ma sai, quando una squadra, come è stato il nostro caso, secondo me, si è sempre impegnata al 100%, ha sempre fatto la prestazione, diciamo, e per un po' di partite è mancata, magari sono mancati 3 punti, può rappresentare un po' un freno, un ostacolo. Perché comunque non abbiamo mai sbagliato partita, non c'è mai stata una partita che dicessi oggi non sono proprio, non hanno giocato bene, non siamo scesi in campo, siamo stati massacrati dagli avversari. Però tutte le difficoltà che si trovano di domenica in domenica ti aiutano, ti danno dei punti su cui lavorare, è quello che stiamo facendo, quindi migliorando sempre sicuramente torneremo a fare i 3 punti. È un dato di fatto, quando non si segna non è che non si segni solo perché arriviamo da 10 volte davanti al portiere e gli attaccanti tirano fuori. È ovvio che manca tutto, mancano i guizzi dei centrocampisti, mancano i gol dei centrocampisti, manca anche magari il mettere i nostri attaccanti nelle migliori condizioni per segnare. Queste partite è sicuramente mancato un po' di tutto questo. Però, come dicevo prima, sono convinto delle qualità che ha questo Messina e non c'è dubbio che torneremo a fare gol.